La farmacia oggi come sfera di attività rispetto a qualche anno fa è molto cambiata. Riscoprire la galenica, riscoprire questo tipo di attività, mantenerla è anche un modo per mantenere la propria identità professionale. Se il farmaco non c'è, il farmacista torna in laboratorio nelle farmacie galeniche, infatti si ricomincia a produrre i medicinali che l'industria non riesce a fornire. Continua a scarseggiare la disponibilità di farmaci stagionali, ma anche quelli per le cronicità. Le farmacie della Toscana si sono così mobilitate mettendo a pieno regime i laboratori galenici. È appunto un ambiente dove vengono preparati appunto i prodotti galenici, i prodotti officinali, i prodotti magistrali. È diciamo una piccola fabbrica della farmacia. La mancanza di medicinali interessa sia antinfiammatori, antipiretici ed antibiotici, ma anche farmaci per la gestione di malattie croniche, patologie oncologiche. La difficoltà di reperire medicinali è dovuta alla carenza dei principi attivi più richiesti, ma anche alle difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime necessarie al confezionamento. Fondamentali diventano così i preparati galenici. Si parte dal principio attivo. Sì, il principio attivo che deve essere, diciamo così, circondato tra virgolette da sostanze accessorie che sono chiamate gli eccipienti. Gli eccipienti sono tutte quelle sostanze che sono all'interno del farmaco, della preparazione, che non sono il principio attivo, che è il vero farmaco, che però concorre alla formazione della forma farmaceutica.